señor comandante en jefe de la Armada. El teniente general don Leopoldo Fortunato Galtieri. La Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Avete mai ballato il tango? Avete mai provato? Ballare il tango è una cosa che non si può spiegare con le parole, bisogna sentirlo dentro. Un bravo ballerino può far ballare anche chi non ha mai studiato un passo in vita sua. Perché l'importante non è la tecnica, è il cuore. Certe volte faccio un gioco. Penso a una parola e ci rimango attaccata. La inseguo. Non so nemmeno io dove posso andare a finire. Posso starci le ore. Non mi accorgo del tempo che passa. E sono felice. È strano, no? È strano. Certe volte è una parola piccola piccola che la puoi tenere sulla punta delle dita. Devo stare attenta a non farla cadere giù. La devo trattare con cura. Altre volte è una parola importante. E allora devo dedicarci più attenzione. Posso starci un giorno intero. Mi occupa tutta la testa. Non mi fa pensare ad altro. No, guardi, è proprio strano. Non può essere come dice lei. C'è sicuramente un errore. Forse mi scambia per qualcuno che mi somiglia. Come la parola vita. Ho la parola libertà. Queste sono parole che non ti fanno pensare ad altro. Sono parole per i giorni speciali. Le parole piccole invece vanno bene per tutti gli altri giorni. Per i giorni normali, per passare il tempo, come strada, o fiore, o casa. No, casa è una parola grande. Sì, 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 questa è casa mia, ma quello che le dici... No, si sbaglia. Si sbaglia. Così le ho detto la prima volta che l'ho vista. Le parole sono importanti. Hanno un peso. Bisogna usarle bene. Bisogna stare attenti. A me lo dice sempre mia madre. Stai attenta. Attenta a quello che dici. Attenta. Proprio a me, qualche assurdità. Mi danno fastidio le persone che vogliono avere ragione per forza. Sono cresciuto in una famiglia rigida, le odio le imposizioni. Anche se mi sembra che certe cose sto diventando proprio tale e quale a mio padre. Mia madre. Proprio nelle cose che mi fanno più incazzare. Lui, per esempio, è un manioco dell'ordine. E beh, anch'io. Cioè, mi piace vedere ogni cosa al suo posto, precisa, senza errori. Ma a lui non glielo dico, eh. Non gliela voglio dare questa soddisfazione, no? È troppo stronzo. Io faccio sempre il contrario di quello che vuole. Solo per il gusto di vederlo arrabbiato. È proprio uno stronzo. Mio padre e mia madre. E mia madre... Ecco, mia madre è troppo debole per contraddirlo. Quando lui dice una cosa, lei è sempre d'accordo, dice sempre sì. Però gli voglio bene, eh? E anche loro. Beh, non è che ce lo diciamo spesso. In realtà non è che parliamo un granché, ma per questioni generazionali, ecco, la pensano diversamente. Però siamo la classica famiglia molto unita, avete presente, no? Noi siamo una famiglia normale. Ci vogliamo bene. Questo è il problema. L'amore ti rende vulnerabile e ti permette di essere attaccato. Mio padre e mia madre. Loro non erano pronti per tutto questo. Anche quando papà si è ritirato. Ma che ne di merda. Io ero troppo piccolo per ricordarmelo, ma mi ricordo l'aria che si respirava a casa mia. Densa, ma vuota. Mia madre saltava sulla sedia ogni volta che squillava il telefono. Le sono venuti i capelli bianchi a forza di saltare sulla sedia. Adesso le cose vanno un po' meglio, eh. Anche se qualcuno che rompe i coglioni c'è sempre. Mia mamma ci rimane male, dice che non è giusto, che è ora di finirla.
Mio padre se ne frega. Vabbè, lui ha fatto così, va avanti per la sua strada. Io non ci penso. Non ci penso mai. Cioè, penso che in fondo non sono affari miei. Io ci sono nato in quegli anni. Che cosa c'entro io? Che cosa posso fare io? Cambierebbe qualcosa poi? Interessa a qualcuno quello che sto dicendo? Nessuno di noi era veramente pronto. Noi pensavamo che fosse come al solito, come tutte le altre volte. E invece no, era cominciata un'altra vita. Solo che noi non ce ne siamo accorti, non subito. Ma queste sono cose che puoi dire dopo, non mentre. Mentre non dici, mentre cerchi di vivere, di capire, mentre pensi soltanto a respirare. Ma siccome non gliene è mai fregato niente a nessuno di quello che penso, allora... Se guardo la mia vita mi sembra di vedere una bella torta con la panna, no? Con tutto quanto, le ciliegine, le candeline, e dentro invece della cioccolata, niente. Pochi giorni prima ho fatto un sogno. Sto in mezzo al mare e nuoto. A un certo punto il cielo comincia a cambiare colore. Allora io nuoto più veloce per raggiungere la spiaggia. Ma non c'è più la spiaggia. C'è solo mare intorno a me. E il cielo è scuro, si confonde tutto e non c'è più l'orizzonte. Allora io faccio un bel respiro. Chiudo gli occhi e vado sott'acqua. E mentre sto lì sotto ho paura. E prego che tutto si aggiusti. Infatti quando torno su c'è di nuovo la spiaggia, il sole, tutto è come prima. E io sono tranquilla. Ma il mentre è tremendo. Quando sei nel mentre, come nel sogno. E aspetti di tornare su sperando di vedere ogni cosa al posto giusto. Mi ricordo un periodo in cui i miei avevano la paranoia dei sequestri. Avevamo una guardia del corpo. Era normale in una famiglia come la nostra. Loro non me l'avevano detto, ma io me ne ero accorto di quell'ombra che mi seguiva dovunque. Quando andavo a scuola, alle feste, quando uscivo di casa con mia madre per andare a trovare i parenti. Me la sentivo addosso quella presenza. Come una specie di coda invisibile. Sembrava una presenza magica, soprannaturale. Mi ero anche inventato una storia tutta mia. Sapete come fanno i bambini, no? Beh, io ero l'eroe che compiva azioni incredibili e lui era il mio angelo custode pronto a darmi una mano nel momento del pericolo. Mi sentivo invincibile. Stare qui è come stare sott'acqua. Io ci sto da poco, ma mi sono già abituata. È importante. Se ti abitui subito è meglio, basta non pensarci. E poi qui ho tutte le mie parole. Ballano sui muri della stanza, mi tengono compagnia. Non mi piace uscire. Io voglio stare qui, nella mia stanza. Qui ho tutte le mie cose. Invincibile. Che bella sensazione. Non l'ho provata mai più. Io non voglio uscire. Se esco poi sto male. Poi devo sdraiarmi per terra, come adesso. Mi fa male la schiena. E le braccia. Come se me le avessero tirate con una corda. Mi sembrava che me le strappassero. Che le ossa dei gomiti mi uscissero fuori, che la pelle mi si staccasse dalla carne. Poi per fortuna è arrivata la parolina magica. Basta. Basta è una parola strana. Può essere piccola o grande, buona o cattiva. Oggi è stata buona. Basta giocare, cattiva. Basta pensare, cattiva. Basta sperare, cattivissima. Basta crederci, buona. Basta è la mia parolina preferita di oggi. Adesso ballo insieme alle altre. E si muove leggera. E gioca con me. Invincibile e senza paura di niente. Eh? Un piccolo Dio che può fare tutto, che può dire tutto, che può decidere. Poi si cresce. E crollano i miti. Quando ti rendi conto che si può vivere anche in un altro modo, perché delusione. Dopo il casino che c'è stato, abbiamo dovuto cambiare città. E allora niente più guardie del corpo, niente più feste, niente di niente, come reclusi, lontano da tutti. Mio padre non si è mai rassegnato all'idea di aver perso, anche se poi in realtà la sconfitta è stata più che altro formale. Cambiano le facce, forse, ma gli uomini in fondo restano sempre gli stessi. E questa per noi è stata una bella fortuna, perché dopo un po' di purgatorio siamo tornati alla stessa vita di prima. Solo che da quel momento papà è diventato più duro, più autoritario. Non lo capisce che così non si risolve niente, no? Si è come cristallizzato, crede ancora in un mondo che non esiste più. E mia madre, che è sempre stata così dolce, così tenera, quando ero piccolo mi riempiva di baci, mi abbracciava sempre. Anche troppo, mi sentivo soffocare. Beh, adesso è come se si fosse spenta. Più passano gli anni e più lei diventa leggera, inconsistente. Invece lui rimane uno stronzo. Due persone completamente diverse. Io mi chiedo spesso che cosa li tenga uniti. Ma perché si sono sposati? Anche coraggio è una bella parola.
Certo, detta così senza niente vicino sembra quasi finta. Il coraggio di fare che? Il coraggio di dire che? Avere coraggio. È come una malattia che non si può curare. Quando ti viene vuol dire che è già tardi, che non puoi fare più niente, che la tua vita è tutta lì in quella parola, che non ti puoi più permettere di avere paura. Quando decidi di farti venire il coraggio, ti chiudi tutte le porte alle spalle. Puoi guardare soltanto avanti. Niente rimpianti. Non si guarda indietro. Lui è sempre stato contrario alle dimostrazioni fisiche d'affetto. Dice che sono un segno di debolezza. Mi ha abbracciato in totale 2 volte nella vita. Quando a 10 anni sono caduto dalla staccionata della villa, mi sono rotto un braccio, e quando gli ho detto che mi ero iscritto all'università. Medicina. Alla fine ho fatto come voleva lui. Anche se io ho sempre sognato di fare lo scrittore, ma non c'era verso di farglielo capire. No. Ogni volta che ne parlavamo, lui mi chiamava poeta, ma come per dire merda o spazzatura, pronunciava quella parola con un disprezzo incredibile, io non lo potevo sopportare. E così alla fine ho fatto come voleva lui. Medicina. Ma per disperazione. A me non me ne frega niente di diventare un dottore, no, l'ho fatto solo per non farmi rompere le palle. Quando mio padre si mette in testa una cosa, non c'è verso di fargli cambiare idea. Signori, mio padre! Il classico stronzo. Io non mi ricordo più chi è mia madre. Non so che mio padre, non conosco i miei amici, niente parenti. I nomi mi dispiace, non li so, non li saprei dire, non riconosco nessuno. Nessuna faccia mi dice niente. Non è mia madre, non è mio padre. Un marito non ce l'ho, non amici, niente parenti. Nessuna faccia conosciuta, i nomi mi dispiace, non li so. Una volta, no, per farvi capire il tipo, io andavo ancora al liceo e mi ero innamorato della figlia di una nostra cameriera. Era bellissima, avrà avuto 15 anni. Ma io l'aspettavo ogni giorno in un angolo del nostro giardino per baciarla. Lei diventava tutta rossa e poi scappava. E quando mio padre se ne è accorto è scoppiato il finimondo. Ho licenziato la cameriera e mi ha chiuso dentro casa. Uscivo solamente per andare a scuola, ero disperato. È stato in quel periodo che ho cominciato a scrivere poesie d'amore per lei. Un quaderno intero pieno di parole d'amore. Se ci ripenso mi vergogno pure. Ma che mi sentivo così pieno, mi sembrava che non esistesse nient'altro al mondo che lei e il mio amore per lei, e che insieme avremmo potuto cambiare tutte le regole, tutte le convenzioni, che niente ci avrebbe fermato, mai. Poi un giorno torno a casa e trovo mio padre con il quaderno in mano. Aveva spiato nelle mie cose, aveva cercato e aveva trovato. Non l'avevo mai visto così, metteva paura. Stava in piedi, fermo, in camera mia. Era così violento, così sbagliato, ma perché? Strappava le pagine del quaderno lentamente, ad una, le strappava in pezzettini sempre più piccoli, poi li buttava giù dalla finestra. Intanto bestemmiava, biascicava, maledizioni. Le parole sono inutili. La vita si fa con i fatti. Lasciale perdere le parole, brutto bastardo, lasciale perdere, le parole sono pericolose. Non aveva mai trattato così. Quel giorno pioveva. C'era vento. Lui buttava le pagine strappate fuori dalla finestra e i pezzettini di carta tornavano indietro, si appiccicavano al vetro. L'inchiostro si allargava sulla carta bagnata, sembravano coriandoli. Mia madre piangeva, gli diceva calmati, calmati, ma lui era calmo, lui era assolutamente calmo. Di quella calma paralizzante che viene solamente a chi ha paura. Io non ho mai capito di che. I giorni non passano mai. Da quando non ci sei, mi sembra tutto più scuro, più sfocato, in bianco e nero. Certi giorni il dolore è talmente forte che non riesco a fare a meno di pensare a te. Pensa ai tuoi occhi, all'ultima volta che ci siamo visti. Mi manchi tanto. Che fastidio gli davano le mie poesie. Non sopportava che suo figlio volesse fare lo scrittore, no? Diceva che era una cosa da donne o da froci, che era la vergogna della famiglia, che prima o poi mi sarei cacciato in qualche guaio. Che fastidio gli davano le mie poesie. Io lo so che mi vuole bene, lo so. Ma è sempre così ostile. Lui non capisce che io non voglio essere come lui. Non posso, la mia natura è un'altra. Anche da piccolo, quando facevo qualcosa che non gli andava, lui se la prendeva con mia madre. Sei proprio come tua madre, un ribelle, buono a nulla. E poi a me mia madre tanto ribelle non mi è mai sembrata, non so, piuttosto me la ricordo sempre con la faccia preoccupata, sempre in ansia, aveva sempre paura che mi succedesse qualcosa.
è che io sono nato tardi. I miei mi hanno avuto che erano già grandi, non ci speravano neanche più. Sono sempre stato considerato una specie di miracolo. E quindi mamma mi ha coccolato in maniera esagerata. Vabbè, diciamo pure viziato. Se però ero considerato un ribelle, non era certo colpa sua. Sa che fine avrà fatto questa ragazza? Se avessi un diario ti scriverei sempre. Vorrei raccontarti di me, di come sto, di quello che mi succede. Ma non ce l'ho. E allora ti parlo di nascosto. Così non se ne accorgono che parlo da sola. Amore mio, che vita bastarda che ci è capitata. Non bestemmiare, diresti tu. Amore mio, che vita meravigliosa che ci aspetta. Che destino luminoso. Che futuro splendente, amore mio. Amore mio. Amore vero. Amore di sempre, amore per sempre, amore. Io non lo so se sono capace di stare senza di te. Io non lo so se ci riesco. Io ti aspetto. Ma tu ti ricorderai di me? Sempre di me? Per sempre? È colpa mia se sono nato in una famiglia ricca, eh? Io ne conosco di ipocriti, no? Ce ne sono parecchi che fanno i finti poveri, gli alternativi, poi quando rimangono a secco chiedono i soldi a papà. Ecco, io no. Io non sono uno di loro. Io lo ammetto. Io mi mantengo con i soldi dello stronzo. Sono stato fortunato, è una colpa essere fortunati? Non è facile essere figlio di ricchi. Non è facile essere figlio di ricchi. Sì, vabbè, il solito luogo comune, eh? Eh già, ma non ci pensa mai nessuno, però, che essere ricco ti toglie un sacco di pensieri. E sono i pensieri che ti danno la forza per spaccare tutto. Io non ho bisogno di lavorare per vivere. Io i pensieri non ce li ho. E allora ancora non mi sono deciso su quello che voglio fare. Per adesso studio. E intanto continuo a sognare che un giorno diventerò un poeta o uno scrittore. E ancora non sono diventato niente. Il fatto è che io non ce l'ho una storia da raccontare. Una storia che mi faccia tremare. Una storia che mi faccia bollire il sangue. Una scusa, eh? Un alibi che usano tutti quelli che in realtà non hanno niente da dire. Può darsi, si può darsi. Però adesso è arrivato il momento della svolta. Io sento che devo fare qualcosa. Ci sto stretto dentro la mia vita. Ci sto comodo, ma stretto. Basta, ho bisogno di qualcosa da pensare. Ho bisogno di qualcosa che mi prenda le budella. Dai, che mi annoio. E poi in questo paese il mondo gira lento. Bisogna muoversi, bisogna cambiare la testa. Lo dice pure mio padre, che qui bisogna sbrigarsi, bisogna riciclarsi. Beh, te lo dice lui. Per questo sono tornato qui, nella mia città, a casa mia, da solo. Per sbrigarmi e per cercare di combinare qualcosa di buono, da solo, se ci riesco. Nessuno mi ha mai detto che sono bravo. Nessuno. Come se fosse un dovere essere un bravo figlio, no? No, gratificazioni mai. Mai una volta che mi abbia detto bravo, ben fatto, sono fiero di te. E adesso che pretendi, stronzo? Io sono innamorata. Te l'ho già detto? Innamorata pazza. Da subito, da appena l'ho visto. Pazza di lui. Come se fosse la cosa più normale del mondo. È la cosa più normale del mondo. Farei qualunque cosa per lui. Mi farei tagliare una mano se me lo chiedesse. Tutto farei. Ma che importa se poi sto male? Ma se no come fai a vivere dopo? Con i rimpianti? Con i rimorsi? No. Bisogna lasciarsi andare. Che la vita passa. E poi ti penti. La casa non l'abbiamo mai venduta. Mamma non ha voluto. Papà voleva liberarsene, ma mamma è sempre stata attaccata ai ricordi. Diceva che lì aveva vissuto i momenti più belli della sua vita, che lì ero arrivato io. Che prima o poi tutto si sarebbe aggiustato. Però lì, qui, non ci siamo mai tornati. Quanto tempo era che non mettevo piede qua dentro? Tutto come l'abbiamo lasciato, non è cambiato niente. Come se fossimo scappati. E questo? Che bella! No.
la mia canzone preferita. Ti ricordi? La ballavamo sempre insieme. Che belli quei giorni. Era tutto così semplice. Non dovevamo pensare a niente. A niente. Qui mettono sempre la musica. Per non farci pensare a niente, pure qui. Per non farci sentire niente. Se non senti è meglio, meno fastidi, meno problemi. Io non ci penso mai troppo prima di fare una cosa. Se si deve fare, si fa. Anche perché se pensi troppo ti si rovina il cervello. Secondo me è così. Bisogna lasciarsi andare. No. Roba vecchia. Il mio padre. Ma quando mai ha ballato? Mai visti ballare insieme i miei? No, amore mio. Oggi non si può ballare. Non si balla più. Voi non vi chiedete mai che cosa è scattato nella testa dei vostri genitori quando si sono conosciuti? Cioè, per me, loro sono mamma e papà, no? Ma prima di me sono stati marito e moglie. E ancora prima, fidanzati. E prima, due estranei. Ecco, allora, quando è che si smette di essere estranei? Quando è che cambia il punto di vista e ci si avvicina sempre di più e non si può più fare a meno l'uno dell'altro? A me non è mai successo. Cioè, non mi è mai successo di voler toccare veramente l'anima di una persona. Donne tante, eh? Vabbè, normale, via, più che altro scopate, ecco, diciamo la verità. Però amore, quello mai, mi sembra. Che sarà pure bello innamorarsi e perdere la testa, tutta quella roba lì, ma poi, quando finisce, perché finisce, e si torna al punto di partenza, due estranei. Ma allora perché tanta fatica? Secondo voi ne vale la pena? Io dico di no. Oggi non si può ballare, oggi non si può parlare. I miei si rivolgono la parola solo quando è necessario. Non ci riesco proprio a vederli innamorati. Oggi mi vengono a prendere. Sono tornati al punto di partenza, due estranei. Oggi è giorno di visita. E io non voglio diventare come loro, no, proprio no. Devo trovare una parola importante, fare presto, prima che arrivino. Infatti, niente storie serie. Non lo so, non riesco a farmi entrare nessuna nel cuore. Una parola che mi possa portare con me, una parola che non mi farà sentire niente. Come se avessi un muro, proprio qui. Ci sono parole piccole e parole grandi. Penso a mia madre e penso che non la vorrei una donna così. Le parole grandi le uso quando il dolore è troppo forte. Penso a mio padre e spero di non diventare mai come lui da vecchio. Vita! Libertà! E poi in fondo sono stati dei bravi genitori, non mi posso lamentare. Le parole piccole invece... Infatti non mi lamento. No, oggi solo parole grandi. Ho tutto quello che voglio. Però che palle! Di solito sono in tre. Mi vengono a prendere e mi portano nella stanza con la luce gialla. Due mi tengono fermo per le spalle, uno mi sale sopra e mi violenta, poi si danno il cambio. Mi chiamano puttana, troia schifosa. Credo che questo li ecciti, si sentono superiori. Vogliono che faccia dei gemiti o dei sospiri, se non li faccio mi danno calci e pugni. Se piango mi lamento, mi picchiano più forte e ridono. Io guardo fissa la luce gialla. Così non vedo le facce. Ieri uno di loro era ubriaco, mi ha colpito col fucile proprio qui, vicino all'occhio. Il sangue mi colava, non ci vedevo, gli ho detto basta per favore, si sono eccitati ancora di più. Allora quell'ubriaco mi ha messo la canna del fucile in mezzo alle gambe e mi ha chiesto se mi piaceva. Ridevano forte. Io sentivo il freddo dell'acciaio in mezzo alle cosce. E poi dentro. Spingeva il fucile sempre più dentro. Allora uno ha detto, fai piano che così la sfondi. Io fino a quel momento avevo pensato alla parola estate. Guardavo la luce gialla e pensavo all'estate. Calda. Luminosa. Estate con le sere limpide. Estate in riva al mare. Nella nostra casa sulla spiaggia. A bere limonata. A guardare le costellazioni. Poi quello ha detto, fai piano. Ecco, ho pensato io. Ecco una bella parola. Fai piano. Fai piano. Fai piano. Piano piano. Lento lento. Dolce dolce. Piano piano, amore mio. Lento lento, amore mio. Dolce dolce. Mamma,
Ciao, sono io. Ma tutto bene. La città è molto cambiata. Ma i vostri amici che fine hanno fatto? Sono spariti. Ho sentito dire che si sono rintanati tutti nei loro attici col videocitofono, come una specie di casta. No, per strada la gente non ti guarda mai dritto in faccia. Sembra di vivere come in un tempo sospeso. Sì, sì, mamma, come dopo un temporale, sì. E quanto durerà? Ancora non lo so, non lo chiedere a me. Ma sì, usciremo di nuovo allo scoperto, certo. Ma sì, senza vergognarci. Sai, mamma, che se fossi uno scrittore questa sarebbe una bella storia da raccontare. Il coraggio di uscire allo scoperto. Poi c'è l'elettricità, i manganelli con cui ci spezzano le ossa, le pinze con cui ci strappano le unghie, finti avvelenamenti, finte fucilazioni, morsi di cane. Ma la cosa che li fa veramente impazzire è quando ci ficcano la testa in un barile pieno di merda e piscio. È una cosa che fa vomitare. L'odore mi rimane attaccato per ore. Me lo sento in bocca quello schifo, non me lo posso scordare mai. Bestie, noi e loro, tutti bestie, animali, non siamo altro. Ma guarda come ci siamo ridotti. Che pena. Ma la cosa che mi fa più male non è il dolore, è il non sapere. Che cosa succede fuori di qui? C'è qualcuno che si ricorda di noi? Noi qui stiamo vivendo in un tempo sospeso, come se non ci fosse l'aria. Stiamo in attesa, stiamo sott'acqua e nessuno ci tira su. Che cosa succede fuori di qui? Qualcuno ci ascolta? C'è qualcuno che ci ascolta? Il coraggio. Che bella cosa, eh? Che bella parola. Beh, per me rimane una parola. Non ricordo di averne mai avuto bisogno. Parlo del coraggio, quello vero, è quello che ti fa fare cose incredibili. E non so, litigare con tuo padre è incredibile? O tornare a casa 2 ore più tardi è incredibile? No, se penso alla mia vita, non c'è mai stato un momento in cui ho detto, ecco, ci siamo. No, sono sempre stato in bilico tra il nulla e la torta di panna, cioè il niente. Eccitante, no? Era tutto così diverso, da non crederci. Come può cambiare il mondo da un giorno all'altro? Io ieri stavo a casa mia, era tutto possibile, non c'erano freni, non c'erano limiti. Ma poi voi lo sapete, perché voi siete come me. Noi siamo uguali, noi abbiamo stessi sogni, stesse facce. Noi non abbiamo paura del futuro. Noi pensiamo che arriverà presto la vittoria, di corsa senza avvertire, come il vento a primavera, come quel giorno che ho conosciuto Miguel. Io l'ho conosciuto all'università. Ha gli occhi che incantano. E quando parla ti fa tremare. Si è avvicinato camminando dritto verso di me. E io l'ho capito subito che lui, senza dubbi, ti stava aspettando. Ti aspetto da sempre. Portami di corsa dentro al mio futuro. Spalancami la vita. Io non ho paura. E voi? L'avete mai fatto? Vi siete mai sentiti pronti? Avete mai pensato, ecco, è il momento? Oppure lasciate che la vita vi scorra addosso così, senza preoccuparvi di dove va a finire. La vita è proprio strana. Basta spostarsi un attimo e si finisce proprio dentro la valanga. Se non stai attento per anni in nulla e poi... Guardate me, eh? Io che cosa ne sapevo prima di tornare qui a casa mia? E invece... Dritto, dritto, dentro la valanga. Io e Miguel ci siamo messi insieme quasi subito. Non c'è tempo da perdere. Tutti e due facciamo parte del movimento degli studenti. Ribellarsi non c'è un altro modo. No, non mi dite che sono incosciente. Gli ideali che ho io sono gli stessi che avete voi. Credetemi, noi non ci sbagliamo. Noi ce la faremo. Noi non ci possiamo fermare proprio adesso. Sono sempre di più quelli che non tornano. Sparizioni le chiamano. No! Arresti illegali, invece! Ma presto verrà fuori tutto! Qualcuno ci aiuterà! Noi non dobbiamo avere paura di dire quello che pensiamo! Le parole sono armi potentissime! A me lo dice sempre mia madre, attenta! Attenta a quello che dici! Vi prego, non mollate, state con me! Siamo uniti, noi abbiamo stesse facce e stesso cuore! Non mollate! Noi siamo uguali, stesse facce e stesso cuore!
Quando ci hanno preso stavamo dormendo. Sono entrati dentro casa sfondando la porta. Non ci hanno dato neanche il tempo di vestirci. Ci hanno messo le manette, un cappuccio in testa e ci hanno portato via. Quando ero piccolo questa casa mi metteva paura. C'era un angolo in particolare dove non andavo mai. Uno stanzino con la luce gialla. Ogni volta che ci passavo davanti io cercavo di non guardare dentro per paura di vederci qualcosa o qualcuno. Quella luce gialla mi metteva un'angoscia. Adesso ci si respira un'aria vecchia qui dentro. Ma non perché i mobili siano passati di moda, eh? No. È tutto così in ordine. Sì, come piace a me. Come piace a mio padre. In ordine. Tutto studiato nei minimi dettagli. Troppo! E se io cambio tutto? Che cosa ne dici, papà? Io sposto tutto, butto via la roba vecchia! Proprio mentre pensavo questa cosa me ne sono accorto. Strano, no? Una coincidenza? Forse sì, forse no. Forse niente succede mai per caso. Io pensavo ad una vita nuova e proprio mentre pensavo questa cosa me ne sono accorto. Di quelle persone sotto le mie finestre. Il posto dove ci tengono è un sotterraneo. La luce del sole non la vedi mai. Le studiano scientificamente queste cose. Non ci hanno separato. E anche questo fa parte del piano. Puoi raccontare le torture al tuo compagno. Lo fanno assistere. Per farci parlare. Per farci confessare. Ma confessare che? Alcuni di noi non sanno niente. Ci si trovano per caso in mezzo a questa storia. Non era così che doveva andare. Un gruppetto di gente sotto casa mia da qualche giorno. Apro le finestre, la mattina sono già lì. Le chiudo, la sera sono ancora lì. Mi guardano ogni volta che esco che rientro, sembra che aspettino. I campi sono un vero modello d'efficienza. Alla vostra sinistra potete ammirare la sala torture eseguita dall'infermeria. Al piano inferiore le celle. Nell'altra ala del castello i dormitori delle guardie con annessi servizi di refettorio e lavanderia. Vogliono sapere nomi. Date. Nascondigli. Io faccio così. Cerco di dimenticarmi i nomi di tutti quelli che conosco. Associo le loro facce ai nomi di attori famosi o di cantanti. Così quando mi interrogano io dico... Sì, lo conosco. Quello che ha sparato al poliziotto lo conosco. Quello che ha nascosto le armi. Si chiama Gary Cooper. Gary Cooper. Ho chiamato mia madre. Le ho raccontato della piccola folla che si raduna sotto casa. Ho pensato di scriverci qualcosa. E chissà, forse dovevo proprio tornare qui per farmi venire l'ispirazione. Vedi, mamma, tutto torna. Lei chiaramente mi ha detto di venire via. Mi ha detto che mi vogliono rapire, che mi vogliono succhiare il sangue, sembrava impazzita. Poi mi ha detto che io non ho capito bene la situazione, che ci sono persone che ci vogliono male. E si è messa a piangere. Ha paura di morire. Sente il tempo scapparle via di mano, ha fatto una tenerezza. E quelli stanno ancora lì. Aspettano me? Stanno qui sotto. Guardano le mie finestre. Mi spiano, mi indicano quando passo. Ma perché non mi lasciano in pace? I primi giorni nel campo sono stati assurdi. Sembrava di vivere in un altro mondo, in un'altra realtà. Non riuscivamo a farcene una ragione. Dicevamo, non è possibile, non sta capitando proprio a noi. Dovevamo fare qualcosa. Non si può stare a guardare. Bisogna fare. Bisogna agire. Non c'è tempo. Così abbiamo deciso. Lui ha fatto finta di tradire, di passare con i militari. Così può cercare di scappare. Ne abbiamo parlato tanto. Miguel ha paura che se succede qualcosa si vendicheranno su di me. Ma è giusto così. Lui si deve salvare. Lui deve raccontare. È importante. Il mondo intero deve sapere. Gli hanno detto che se cerca di fare il furbo mi ammazzano. Io gli ho detto vai.
Poi un giorno una vecchia si stacca dal gruppo, mi si avvicina e fa: Miguel? Così. Miguel? Adesso devo fare finta di odiarti, amore mio. Adesso arriva la parte più difficile. Adesso comincio ad avere paura. Ho paura di perdere la speranza, di perdere le forze, ho paura di avere paura. No, guardi, è strano, non può essere come dice lei, c'è sicuramente un errore. Forse mi scambia per qualcuno che mi somiglia, io mi chiamo Claudio. Claudio Eduardo Miarte. Allora lei si copre la bocca con le mani e mi dice: Miguel, sei proprio tu. Devo trovare una parola grande, una parola infinita, una parola bella da pronunciare, amore mio, una parola per noi due, una parola che non mi... Figlio non mi farà sentire il dolore, figlio non mi farà sentire l'assenza. Che bella sorpresa, c'è nostro figlio qua dentro, adesso non sarò più da sola. È come se ci fossi anche tu qui con me. Presto, troviamo una parola giusta, così non se ne accorgeranno e mi lasceranno stare. Tanto tra poco finirà tutto, io me lo sento, tra poco ci rivedremo. Mi puoi sentire piccolino? Io me lo sento. Presto. Sì, questa è casa mia, ma quello che lei dice... No, guarda, si sbaglia. Si sbaglia. Così le ho detto la prima volta che l'ho vista. Nessuno mi può fare niente adesso. Nessuno mi può ferire. Nessuno mi può colpire. Adesso comincia un'altra vita. A questo pensavo. All'inizio di un'altra vita. Ma come abbiamo fatto a non capire? Ci hanno cancellato in un colpo solo. Via! L'intera generazione. E a quelli che sono venuti dopo. Non abbiamo lasciato ricordi. Nessuna tradizione. Nessuna consuetudine. Nessuna frase per le occasioni speciali. È come un buco qui nella pancia, qui dove sta crescendo mio figlio. Un buco che non si potrà riempire, mai più. Adesso mi sembra tutto così lontano. Quei giorni, quei momenti, non so, è una cosa che non si può spiegare, non si può capire. Non so, voi forse potete capire. Potete capire che cosa significa vivere la vita di un altro, senza sapere, senza sospettare. No, non si può. Perché è assurdo. Sembra uno scherzo, una cosa che succede solo nei film. È un maschio. Mi senti, amore mio, è un maschio. L'ho chiamato come te. Me lo fanno tenere? Lo tengo qui con me. È così piccolo che tu lo potresti tenere su una mano sola senza farlo cadere. Che bello. Li abbiamo fregati, amore mio. Che stupidi che sono. Pensavano che ci saremmo fermati, invece noi li abbiamo fregati. Noi tre da soli, vero piccolino? Tra poco conoscerai tuo padre, vedrai, ti piacerà. Ha le mani così grandi che ti potrebbe tenere su una mano sola senza farti cadere. Dicono che l'hanno preso. Dicono che l'hanno scoperto che era un traditore. Dicono che l'hanno ammazzato. Bastardi figli di puttana, non è vero. Io non ci credo! Quello della stanza gialla dice che adesso prendono anche te. Dice che ci pensa lui a te. Dice che ti porta via. Dice che sei suo. No. No, lui. Lui deve stare qui con me. Lasciatelo qui con me, io non lo posso perdere. No, lasciatelo qui con me, lui deve stare qui con me, io non lo posso perdere. Non lo posso perdere, lui non lo posso perdere, anche lui non lo posso perdere. Perdere. La vecchia si mette a piangere, poi chiama gli altri e dice: è lui, è il mio Miguel, l'ho ritrovato. Allora arrivano altre donne, mi si mettono tutte intorno, ridono, piangono. Io penso che sono matte, che devo raggiungere il cancello di casa, entrare e chiamare la polizia. Poi si avvicina un ragazzo. Era più o meno la mia età. Ma forse ha ragione mia madre, forse vogliono rapire. Porca puttana, adesso che faccio? Il ragazzo mi viene incontro. Mi saluta, come se mi conoscesse.
Ma sì, ma certo che lo conosco. Il padre era un vecchio amico di papà. Ma com'è cambiato? Ha la barba lunga. Ma che ci fai qui? Ma chi è questa vecchia? Perché continua a chiamarmi Miguel? Lui mi abbraccia commosso, non riesce a parlare, poi mi dice... È una storia lunga. Lunga e dolorosa. È la storia della tua vita, Miguel. E questa proprio non ve la potete perdere, eh? Quando finirà questo gioco? Non lo voglio più fare. Non mi piace più. Ho paura di perdere. Io ho paura di perdermi. Non riconosco più niente. Non riconosco nessuno. Neanche me stesso. Perdere la vita. Vederla scorrere via dentro una stanza sotto una luce gialla. O dentro. Perdere il ritmo delle parole che ballano e rimbombano. Ancora già non vado più a tempo. Non vado più a tempo, non sono mai andata a tempo. Il tempo. Non sono mai andata. Tempo. A tempo. Il tempo è un bel pensiero. È un pensiero che si può quasi toccare, no? Io sto qui, parlo con voi e intanto il tempo passa e si consuma. Si può stare così, senza far niente, a guardare il tempo che scorre. Oppure si può riempire il tempo. Ci si può mettere dentro tutto quanto, i sogni, le idee, tutto quello che vuoi fare. Oppure si può perdere tempo, lo si può sprecare, lo si può buttare via, lo si può guadagnare, lo si può mettere a frutto bene. E poi ci sono quei momenti che ti sembra non finiscano mai. Quando il tempo si dilata e un secondo dura un'eternità. Ecco, quello è stato uno di quei momenti. Quando quel ragazzo mi ha detto... È la storia della tua vita, Miguel. Avete mai ballato il tango? Il tango è una cosa che non si può spiegare. Ce l'hai qui dentro. Un bravo ballerino può far ballare anche chi non ha mai studiato un passo in vita sua. Perché l'importante non è la tecnica, è il cuore. E quando parte la musica... E il tuo uomo ti stringe e ti prende la mano e poggia il suo viso e infila la gamba tra le tue. Quel buco che è dentro si riempie all'improvviso e sparisce tutto quello che c'è intorno. Rimani solo tu, lui e il dolore dolce di sapere che quella che ti sta scorrendo in mezzo ai piedi è la vita. La storia della mia vita? C'è talmente poco da dire. Figlio unico, famiglia ricca, buone scuole, state severe, parlo tre lingue e gioco a tennis. Mio padre è un ex militare, uno dei colonnelli del golfe. Di quei fatti io so poco e niente, so quello che mi ha raccontato lui. C'era bisogno di ordine e qualcuno doveva pur farlo. Io ero piccolo, io ci sono nato in quegli anni. Io non li ho vissuti veramente, io non c'entro niente. Dopo la caduta della dittatura abbiamo cambiato città e mio padre è andato in pensione. Io avevo 7 anni, fine. Il resto della mia vita fino a qui l'ho passato in una specie di nido protetto. Ora, per la prima volta, mi affaccio. Voglio vedere che succede. Esco dal nido e cerco di vivere come una persona normale. Non ho mai pensato di essere una persona speciale. Nessuno me l'ha mai fatto credere. Quindi, per favore, adesso, lasciatemi perdere. Un vuoto a perdere. Una bottiglia che è stata svuotata e adesso non serve più. Adesso non la vuole più nessuno, adesso mi buttano via. Che vita bastarda. Ho bestemmiato, amore mio. Quanto dolore. Come farà il mondo a dimenticare tutto questo dolore? Quella che stava nella stanza accanto non c'è più. L'hanno portata via per partorire e non è più tornata. Ci sono delle voci. Trasferita. Le hanno detto mettiti le scarpe e ti portiamo via. Forse l'hanno riportata a casa, con il suo bambino. D'altronde gli hanno fatto mettere le scarpe. La vecchia che mi chiama Miguel avrà circa 70 anni. Dice di essere mia nonna, la madre di mio padre. Allora,
Mio padre è colonnello Miarte e mia nonna è morta da un pezzo. Allora lei tira fuori una foto in bianco e nero un po' sgualcita. Beh, sono due ragazzi, lei ride e lui la sta abbracciando. No, 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 ballano. Eccomi, fa la vecchia. Questo è mio figlio, Miguel. E lei è Carla, tua madre. Quando hanno scattato questa foto, lei era già incinta. Nella pancia ci sei tu. Io mi sento le gambe pesanti, non riesco ad andare via. Siete in tanti a non sapere fa lei. Noi vi stiamo cercando. E la sua voce si fa sempre più lontana. Io non la sento più. No, 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 no. No, no, questa non è la mia storia. Questa non è la mia storia, io lo so chi sono. Non è la mia storia questa, non è la mia storia. E non riesco a muovermi. Sento come un ronzio nelle orecchie e poi più niente. 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 Niente foto di mia madre incinta. Niente foto di me appena nato. E io non somiglio a nessuno. Chiunque tu sia, ricordati che questo è mio figlio. Chiunque tu sia, ricordati che questo è mio figlio. Così. Così le dico quando riesco ad uscire. Glielo dico a quella puttana che se l'è preso. Questo è mio figlio. Ai miei occhi, i miei capelli, alle mani di suo padre. Ridammelo subito, puttana, tanto lui se ne accorge che non sei tu la madre. Perché i figli lo sanno, lo sentono. Adesso me lo riprendo, hai capito? Me lo riprendo perché sì! Tu non lo devi neanche toccare. Tu non lo devi neanche guardare. Mio figlio non è un giocattolo. Non ci provare a trattarlo male. Non ci provare a toccarlo, non ci provare a picchiarlo mai! I figli sono sacri, non si toccano. Tu lo devi trattare bene, mio figlio. E non gli devi fare mai mancare niente. E lo devi ascoltare quando ti chiama. E sorridergli se ha paura. E tenerlo stretto quando ti sente solo. E capirlo. E perdonarlo. E prenderlo per mano. E amarlo. E amarlo. E amarlo sempre. Come se fosse tuo. Amarlo sempre. Per favore. Niente. Niente. Che cosa ho pensato in quel momento? Niente. Non ci sono stati pensieri. Via il cervello, in pausa. Ma la pelle di tutto il corpo. Come se si fosse all'improvviso assottigliata, bucata. Il confine tra il dentro e il fuori si è fatto così sottile. E adesso passa tutto. Non ho più scudi. Sono diventato un mutante. Un altro da me. Mettiti le scarpe. L'ho sentito dire nella stanza accanto. Io lo so chi sono. Invece no. Un altro. Così, semplicemente. Un altro. Così mi hanno detto. Mettiti le scarpe. Così mi hanno detto. C'è un ospedale a Buenos Aires dove conservano il sangue dei familiari delle vittime fino al 2050. È un sacco di tempo. L'esame del DNA è l'unico modo per accertare l'identità. Cercare di sapere chi sei è una faccenda delicata. È tutto così strano. È tutto strano. All'improvviso scopri che è tutto finto. Che il mondo è finto. Che ti devi mettere la testa in giù per guardare meglio. Che ti hanno raccontato solamente bugie. La storia che ti hanno raccontato non è la tua, no. Fino a quel momento tu sei stato dalla parte sbagliata. Ti hanno annodato le speranze, ti hanno rubato la vita, ti hanno tolto i ricordi, ti hanno cancellato anche il nome. Ti hanno dato un bersaglio e ti hanno detto spara, ma quel bersaglio non è il tuo. No, non è lì che devi andare, non è lì che devi puntare. Ma perché? Mamma, papà, perché? E come ve lo dico adesso che lo so? Io non sono capace di essere qualcun altro. Io sono io. Io sono vostro figlio.
Papà, come hai fatto a prendermi così da quella donna? E tu, mamma, tu non lo sapevi, tu hai detto che mi vuoi bene? Vabbè. Io adesso voglio sapere chi era lei, com'era, che voce aveva. Papà? Colonnello! Signore, può dirmi, per favore, chi era mia madre? E lei, signora, lei che si fa chiamare mamma, l'ha mai vista mia madre? Quella vera? Ci ha mai parlato? Avete mai parlato di me? Quando è stata l'ultima volta che mi ha tenuto in braccio? E ditemelo, cazzo! Io lo devo sapere. Ma perché non mi parlate? Neanche adesso mi parlate. Ma che cos'è che pensate di me? Avanti, ditelo, che cos'è che pensate di me? Che sono un bastardo, figlio di puttana. Un ribelle, buon a nulla, come mia madre? Come mia madre. Mamma! L'ho sognato. È grande. È triste. Non sa cosa deve fare. Chissà se gli manco. Chissà se mi pensa. Se mi penserà un giorno. Se saprà che c'ero anch'io su questa terra. Mettiti le scarpe. Io me lo sento che non torno. Non torno più. Ho scritto una lettera. Loro non se ne sono accorti. Non voglio che mio figlio pensi che l'ho abbandonato. Trovatelo. Ditegli che non l'ho mai dimenticato. Ditegli che sono dovuta partire, che sto lavorando lontano, che gli voglio bene. Trovatelo. Ditegli che non l'ho mai dimenticato. Ditegli che sto bene, che lo penso sempre. Ditegli che sono viva. Ed è? Questa è mia madre. Si chiamava Carla. Così mi hanno detto perché non l'ho mai conosciuta. E questo è mio padre, Miguel. Nella foto ci sono anch'io. Balliamo. Balliamo il tango. Voi non vi chiedete mai che cosa è scattato nella testa dei vostri genitori quando si sono conosciuti, eh? Cioè, per me loro sono mamma e papà, no? Ma prima di me sono stati marito e moglie, ancora prima fidanzati, prima, due estranei, Carla e Miguel. E mi hanno fatti l'uno per l'altra. Beh, io non l'ho mai conosciuti veramente, ma si vede dalla foto, guardate, eh? Chissà che cosa gli sarà piaciuto di lei. I capelli, la bocca. L'avrà mai guardata mentre dormiva? Non avrà mai sentito il respiro? E lei? Lei che cosa avrà amato di lui? È così giovane. Sembra impossibile che possa essere mio padre. È un ragazzo. E invece... ci sono dei capelli bianchi in mezzo agli altri, nerissimi. Vede? Ha delle belle mani. Sì, sono perfetti. Perfetti. Quando è stata l'ultima volta che... Non me lo ricordo più. Le parole ballano, rimbombano e mi confondono. Poi mio figlio, mettiti le scarpe. Miguel? Sei tu? Vengo da te. Arrivo. Sono io. Sono Carla. Mi chiamo Carla. Ti ricordi di me? Sempre di me? Per sempre? Io sono andato via. Non ce la facevo a rimanere lì. Col pensiero magari di incontrare lui per strada, voi lo capite, non era possibile. Mi chiamo Carla. Sono sparita da casa mia il 25 agosto 1976. C'era anche mio marito con me. E mio figlio, dentro. Lui l'ha ammazzata. Lui la torturava. Ora lo sanno. Ora lo so. E lui è libero. Può camminare per strada, può andare a cena nel ristorante più bello della città. E lei, la moglie del colonnello, l'altra mia madre. Beh, io non posso fare a meno di volerle bene, non la odio, no? ma non voglio vederla più, neanche lei, non ce la faccio. Mia nonna mi ha detto cosa è successo, mi ha detto tutto. Mi chiamo Carla, sparita il 25 agosto 76, incinta di 3 mesi. C'era anche mio marito con me. Mia madre si chiamava Carla, è sparita nell'agosto del 76 insieme a mio padre. 6 mesi dopo sono nato io. Mi chiamo Carla. Desaparecida il 25 agosto 76 da casa mia, mai più ritrovata. Mio marito e mio figlio erano con me. Mi hanno preso quasi subito, adottato illegalmente.
Loro non potevano avere figli. Me o un altro sarebbe stato uguale. In fondo sono stato fortunato. Mi chiamo Carla. Desaparecí dal 25 di agosto 1976. Mia nonna ha sempre saputo della mia esistenza. Ha cominciato a cercarmi da subito. Per tutti questi anni qualcuno mi cercava. E io che ho sempre pensato non gliene importasse a nessuno di me. Carla, desaparecida. Ma chissà, forse quell'ombra che vedevo da bambino. Ma forse chissà, io non mi sbagliavo. Mi chiamo Carla. Sono morta nel 1977. Era quasi primavera, credo. Non ho salutato nessuno. Ho fatto le valigie e sono andato all'aeroporto. Il primo aereo era per l'Italia. Ma per me un posto vale l'altro. Io in Argentina non ci torno più. Mi hanno buttato giù da un aereo. Viva. Lo facevano spesso per eliminare le prove. Quando cadi nell'oceano puoi stare sicura che non ti ritrovano. Peccato. Mi ero pure messa le scarpe. Per prima cosa ho imparato a ballare il tango. Assurdo, eh? Un argentino che impara a ballare il tango in Italia. Finalmente ho trovato qualcosa che mi fa tremare le vene. La vita è proprio strana. Almeno da lassù mi sono goduto una bella vista. E per un attimo, che mi è sembrato infinito, ho volato libera. Finalmente. 30.000. In 30.000 non sono più tornati. Dei desaparecidos di nazionalità italiana si sa poco e niente, ma ci sono, lo sapevate? Sono più di 500, 45 dei quali nati in Italia. Ormai è passato tanto tempo, polvere, da mettere sotto al tappeto. Anche i mondiali di calcio del 78 furono una bella scopa per spazzare via la polvere. Per paura che venissero scoperti i campi clandestini, ne vennero rasi al suolo parecchi, occupanti compresi, naturalmente. Io me li ricordo vagamente, quei mondiali, nella TV in bianco e nero. Le partite le ho riviste dopo, quando ero più grande. Sarà, ma a me il calcio non è mai piaciuto. La cosa che mi dispiace è di non avere un posto, una tomba, dove mia madre può venire a parlare con me, dove mio figlio potrebbe arrivare un giorno e sedersi e stare lì ad ascoltare. No, sto un po' dappertutto, in fondo al mare e nella pancia dei pesci, nel cielo e nella terra e nei ricordi di chi mi ha conosciuta. Io non sono triste. No, non è tristezza quello che mi prende. È qualcosa che non so spiegare. Della mia vita di prima io ho dimenticato quasi tutto, non ricordo più niente, come se avessi cancellato un passato che non doveva essere mio. Certe volte mi sveglio e penso di aver sognato quella cella. Allora vedo mia madre stesa per terra, vedo la porta attraverso la quale ci passano una ciotola d'acqua. Non riesco a capire se sono ricordi veri, lampi di qualcosa che ho vissuto. Non riesco più a distinguere la verità dalle bugie. Ormai ho la pelle trasparente, passa tutto, senza più distinzione, senza più filtri. Ci sono andato prima di partire in uno di quei sotterranei dove li tenevano. Chi lo sa? Forse in una di queste celle c'era lei. C'era Carla. È un posto che mette i brividi. Come quell'angolo di muro a casa mia, con questa luce gialla, la stessa luce gialla. Chissà, chissà se lei è stata proprio qui. Che cosa avrà pensato in quei momenti? Io di lei non ho niente, a parte una lettera. Trovatelo. Ditegli che non l'ho mai dimenticato. Ditegli che non l'ho mai dimenticato. Ditegli che sto bene. E che lo penso sempre. Ditegli che sono viva. Uno che è sopravvissuto è riuscito a darla a mia nonna. Parla di me. Ogni volta che la rileggo, io penso a lei mentre la scrive. Me la immagino seduta per terra, da sola. Ditegli che sono viva. E mi piacerebbe prenderla per mano e tirarla su, per farla girare incastrata tra le mie gambe. Per non perderla più. Che sono viva. E ogni volta che stringo alla vita una ragazza e poggio il mio viso sul suo viso e sento la musica che mi fa bollire il sangue, io sogno di ballare un tango con Carla.
Visione su Rai 2, le nuove avventure dei Magnifici 3. Tre eroi senza volto dietro la maschera dei clown. Io non conosco nessun clown. L'ultima volta che sono stata al circo avevo 8 anni. Oltre la legge. Un'azione illegale. Contro il crimine.